venerdì sera, nuova puntata di Nessun Dorma. Buonasera, innanzitutto. Argomento questa sera che sicuramente divide le coscienze, perché attorno a questo argomento ci sono sviluppati degli anni di storia, possiamo dire anche. È un argomento che va affrontato da un punto di vista normativo e legislativo, ma un argomento anche che deve essere affrontato dal punto di vista antropologico ed etico. Via con la copertina. Ed è la copertina che ci introduce al titolo di questa sera: prostituzione legale, sì o no? C'è bisogno, c'è necessità di una regolamentazione di questa, la potremmo chiamare professione, avremo diverse definizioni nel corso della puntata e come sempre cerchiamo di mettere a confronto posizioni anche molto distanti, ma che possono essere evidentemente spunto di dibattito. Parto dalla mia sinistra, do il benvenuto a Yuri Guaiana, presidente dell'Associazione Certi Diritti. Buonasera. Buonasera. Associazione di stampo radicale, giusto? Giustissimo. Voi vi battete per una serie di diritti in campi differenti, non avete una mission precisa su un singolo obiettivo. Sul tema, però, sul tema della libertà sessuale siete schierati. Do il benvenuto ancora alla mia sinistra, a Roy Dolce. Buonasera, innanzitutto. Buonasera, buonasera a tutti. Perché lei ha accettato il nostro invito? Lei di mestiere fa gigolo. Ecco, io sì, sono la parte pratica, insomma, qui c'è la teoria, io pratico. Lei sente la necessità di avere un quadro normativo in cui muoversi, innanzitutto? Ma sì, sì, io sono anni anch'io che lotto su questo fronte, perché anch'io ho avuto dei problemi a livello fiscale di tasse, proprio perché lo Stato non mi riconosce come lavoratore del sesso. Io ho dimostrato attraverso delle prove, proprio sono entrato dentro l'Agenzia delle Entrate con delle telecamere proprio per capire dov'è, e nessuno mi ha dato una spiegazione. Io sono entrato dicendo: sono un gigolò, voglio mettermi in regola, cosa posso fare? E nessuno mi ha dato una spiegazione, ha detto: guarda, purtroppo questo lavoro non è possibile farlo, in Italia non c'è un regolamento, quindi non mi hanno dato una risposta. Io adesso ho devo pagare un sacco di soldi allo Stato per una cosa che in realtà non è dovuta, perché poi se lo Stato non mi riconosce, perché io dovrei pagare dei soldi? Lei dice: vengo tassato per una professione che non esiste. Non esiste, non è riconosciuta, quindi non ha senso. Mi hanno conteggiato l'IVA, le sanzioni, che so, l'IVA si conteggia solo dopo un contratto, altrimenti non ha senso. Le sanzioni vanno prese solo se tu fai veramente una cosa che non dovevi fare e sapendo di farla. Cioè, se tu lasci la macchina in seconda fila, c'è un vuoto normativo, ma nel mio campo io non posso essere sanzionato, perché io non potevo sapere che in questo mestiere si viene sanzionati e si deve pagare le tasse. Assolutamente, nessuno me l'ha detto. Implicazioni, dicevamo, normative ma anche etiche, quindi le chiederemo come affronta il suo mestiere anche dal punto di vista etico, come è diventato un gigolò e come e cosa significa poi esserlo e praticare questa professione. Avremo a confronto posizioni e pareri anche molto differenti. Alla mia destra do il benvenuto ad Andrea Brenna, del Popolo della Famiglia. Buonasera. Immagino che la sua posizione, la posizione del suo movimento anche, sia in netto contrasto con chi chiede un riconoscimento ufficiale della prostituzione. Esattamente, viva la diversità, mi verrebbe da dire. Il movimento il Popolo della Famiglia, in particolare, che si propone come partito politico e quindi si propone di entrare in un Parlamento e legiferare. Quindi essere parte attiva del processo. Esattamente, legislativo. Esattamente. Non considera un lavoro offrire prestazioni sessuali dietro pagamento, perché semplicemente considera che la prestazione sessuale non può essere pagata. L'amore non si paga, la sessualità non si paga. Se questo tipo di servizio viene richiesto da una persona che ne ha carenza, da una persona che ne ha bisogno, da una persona che lo ricerca, noi semplicemente cerchiamo di capire qual è il problema e di risolverlo alla radice, anziché catalizzare il problema e normarlo. Ecco.
Le chiedi, cioè, ecco, il suo punto di vista è etico, prima ancora che normativo. Esattamente. Confine tra etica e religione. Do il benvenuto a Giovanni Fenizia di Alleanza Cattolica, per quanto riguarda la provincia di Como. Buonasera innanzitutto. Il tema ovviamente è molto delicato. Io credo che sia necessario fare una distinzione, perché su alcuni aspetti siamo molto d'accordo invece con Yuri, ma sicuramente anche con Roy, ed è l'aspetto dello sfruttamento. Allora, chiarito che esistono, diciamo, due grosse tipologie in cui viene praticata, diciamo, la prostituzione, non so che altro termine vogliamo usare, e ecco, vanno ben distinte, perché sono due cose molto differenti. Chi lo fa in piena libertà, mi sembra, senza sfruttamento da parte, volontariamente, e chi invece si ritrova per le circostanze più variegate in dei circuiti che fanno del suo corpo una mercificazione. Altrove in Europa vengono puniti anche i clienti, e qui in Italia si sta cercando di fare qualcosa di simile, almeno qualche sindaco sta cercando di emanare ordinanze per multare chi si ferma al lato delle provinciali. Ci sono già dei casi a Ferrara, mi sembra, ecco. A Porto Sant'Elpidio. Anche in provincia di Como c'è stato qualche sindaco che ha cercato di applicare questa misura. Tra poco cercheremo di capire qual è, secondo voi, il modello a cui ispirarci dal punto di vista normativo, sempre che vi sia bisogno di un nuovo modello. Anche questo non escludo che qualcuno di voi possa pensare che vada bene così com'è l'attuale normativa o assenza di normativa. Dicevo, qualche messaggio. Allora, leggo il messaggio di una donna, ci fa piacere, praticamente abbiamo un parterre tutto maschile, questo significa che comunque l'argomento va al di là del genere, però ci tengo particolarmente a leggere l'opinione di Giovanna. Giovanna scrive da Como e dice: sono decisamente contro le case chiuse. Si parlava già di case chiuse quando era cominciata l'ascesa di Berlusconi. A mio giudizio è un'altra forma di sfruttamento e di business indegno alla luce del sole, poiché non vi è la volontà politica di porvi rimedio. L'unica volontà politica che si evince, purtroppo, è quella dei guadagni facili su tutto. Questa è l'opinione di Giovanna. Decisamente diversa è l'opinione di Antonio, che ci scrive da Alessandria. Dice: non bisogna costringere le donne a prostituirsi, quindi anche in questo caso si condanna lo sfruttamento, si condanna la condizione di obbligo e di prostituzione forzosa e forzata. Però dice: se invece è una scelta, sono d'accordissimo, ognuno può fare del suo corpo ciò che vuole. E qui si torna alle parole. Yuri, prego. Sì, volevo dire due cose. Una è che sono d'accordo con Giovanna, paradossalmente, perché non è la casa chiusa il modello a cui noi ci riferiamo, ma non è, secondo me, la soluzione. La legge Merlin ha fatto bene a eliminare le case chiuse. Il problema, perché quello voleva dire nascondere un fenomeno, no? Ricordiamo, la Germania nel 1958 vengono chiuse le case chiuse, scusate il calembur, il gioco di parole, vengono anche introdotti reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. E questo, quindi, è il problema. La si parte volta nostra. Pagina. La questione è di lasciare libertà alle persone che fanno appunto lavoro sessuale di organizzarsi come meglio credono, senza che lo Stato faccia il pappone lui e guadagni sul lavoro sessuale di altri. Ma quindi dici la casa chiusa porta allo sfruttamento? La casa chiusa non porta necessariamente allo sfruttamento, no, però la casa chiusa una ghettizzazione? Porta, sì, almeno questa è l'impostazione tendenzialmente di chi chiede le case chiuse, mentre invece noi riteniamo che sia giusto che le lavoratrici e i lavoratori del sesso si organizzino come vogliono, in cooperative, in due, in tre, in quattro, in o anche in business più ampi e importanti. Vai dolce. Anch'io non sono a favore della riapertura delle case chiuse, perché è come ghettizzare e portare il problema in un unico quartiere, in un'unica zona. Io sono per liberalizzare, cioè ognuno deve fare il lavoro dove preferisce, come l'estetista, come il dentista. Non ci sono le case chiuse dei dentisti o le case chiuse dei parrucchieri. Cioè, perché la prostituzione deve essere vista come immondizia, buttiamola fuori così non la vediamo? No, ognuno è libero di organizzarsi, ovviamente, cioè, rispettando il decoro. Può esistere una casa, un palazzo, una serie di appartamenti, esatto, in cui si esercita la prostituzione, esatto, ma non deve essere per forza rinchiuso
Ma è anche umiliante per il cliente stesso. Io non è più negli anni nel 58, nel 50 si andava in comitiva a prostitute, era una cosa di una sorta di rito un po' tribale, mettiamola così. Ormai non c'è più questa visione, ormai siamo tutti solitari, singoli davanti al computer. Il classico consumatore, usufruttore di questo servizio è timido, introverso, quindi non vuole neanche farsi vedere, perché deve andare al centro della situazione. Chiederemo dopo lei qual è la sua esperienza diretta, chi si rivolge a lei, certo, se vuole dircelo anche quanto è disposto a pagare, che tipo di prestazione richiede, e questo ovviamente... Non posso dire tutto, non ho nessun problema. Quindi. Prima però volevo leggere il messaggio di una telespettatrice, abbiamo detto prima, che precisa solo una donna, quindi per una posizione che magari non ci si aspetterebbe da una donna, e mi fa molto piacere leggerla, per dare proprio spazio a tutti. Allora scrive, sono assolutamente favorevole, non c'entra nulla l'amore, la prostituzione è un lavoro vecchio come il mondo, le case chiuse darebbero sicurezza, controlli sanitari, eviterebbero scene poco piacevoli sulle strade, e in più ci sarebbe anche il gettito fiscale. E alla fine precisa, sono una donna, grazie. Induce qualche riflessione questo messaggio? Ma io ritorno al discorso etico, perché sì, si è parlato, mi sembra, non mi ricordo il nome, che l'amore, no, un discorso. Però sì, potrebbe essere vero che l'uomo è dentro a questo desiderio di conquistare una donna e non pagarla. Posso essere d'accordo. Però ci sono delle casistiche, ad esempio l'assistente sessuale che poi, non che è riconosciuto. Se interrompo, ma l'amore non è conquista, non tu lo sai bene. No, sì, vabbè, a parte che l'amore è una parola talmente debole che incontro, può dire tante diciamo. Cose. Esatto. Amore è una parola debole, sì, no, che no. Con amore sì, appunto, si può dire tantissime cose. Che rischia esatto, di io posso amare mia madre come il gioco degli scacchi, è la esatto. stessa cosa, con la stessa parola, invece non può essere. E quindi l'assistente sessuale, che è una figura proprio che non è prevista in Italia, e che è, occorre perché un disabile come fa a ricorrere, a corteggiare, a conquistare una donna in modo etico, come dice lei? Posso rispondere? Prego, ci mancherà. Io sono certo, ma convinto proprio al 100%, che un disabile non ha bisogno di pagare per trovare una donna che lo ama anche nella sua sfera sessuale. E ne sono proprio certo al 100%, punto tale che conosco tanti disabili che hanno incontrato altri disabili che vivono la loro sessualità normalmente. Il problema non è, noi possiamo anche scendere dall'etica e entrare nel pratico, e semplicemente io sono portavoce di un partito politico che non vuole che il sesso sia pagamento. Cioè non lo accetta, nel senso, è come dire che lo spacciatore fa un lavoro, allora cioè noi non accettiamo di dire... Bisogna abolire anche il matrimonio allora. No, siamo su sfere totalmente diverse, il matrimonio è una garanzia di unità e di amore per i figli, il matrimonio oddio, è un istituto... Ho qualche dubbio. È un istituto, no, non sempre, evidente ci sono dei casi in cui il matrimonio diventa un serraglio di litigi, ma non sono tutti così, fa più rumore un albero che cade di una foresta che resta in piedi, lo si dice sempre. Quindi non demonizziamo il matrimonio perché c'è la prostituzione. Però. Sono due cose diverse. Il matrimonio sono due persone che si amano e si amano per sempre. E quindi non demonizziamo questa cosa che è stupenda. Perché beh, tutti ma questa noi... è fantasia. Cioè, no, non è fantasia. Non siamo... non... Cioè insomma, non... io... le casistiche non dicono sarò... questo. Comunque sì. Sarò su 60 milioni di italiani l'unico che ha visto due persone amarsi. Io sono a contatto con milioni esatto, di donne sposate quindi, e quindi, vedo che la percentuale è diversa. Il matrimonio non è il problema. Il problema sono le due persone quando smettono su di amarsi. Su 10 suoi clienti donne quante sono sposate? Ma almeno 6 o 7. Con matrimoni apparentemente... come solidi. Dicevo, solidi, però in realtà hanno scheletri nell'armadio, sia l'uomo che la donna ovviamente. La donna ultimamente si è un po' svegliata perché imitando l'uomo, noi l'abbiamo sempre fatto, ultimamente grazie anche ai media, alla TV che esportano questo mestiere, si sono accorte che c'è una possibilità anche per loro, una valvola di sfogo, quindi ne approfittano. Però ovviamente sono rinchiuse in questo matrimonio dove gli interessi, i figli, le case... purtroppo non devono rimanere lì, quindi l'unica cosa che hanno è ogni tanto togliersi qualche sfizio a livello uno sessuale. Sfizio lei dice, dopo sì. Voglio capire magari con più precisione che tipo di sfizio si tolgono, ovviamente siamo in fascia protetta, certo. Quindi dobbiamo utilizzare a volte dei giri di parole. Prima però volevo anche farvi una domanda sull'attuale vuoto di regolamentazione. Abbiamo detto, legge Merlin nel 58 chiude le case chiuse, non vieta la prostituzione, ne vieta lo sfruttamento e il favoreggiamento, però di fatto pone dei limiti al fenomeno.
Dalle, diciamo, dal 58 in poi, una lunga serie di dibattiti, controdibattiti, di proposte politiche, però di fatto non è cambiato sostanzialmente nulla in Italia. E c'è chi sostiene che il motivo di questo nulla che cambia sia la presenza del Vaticano. Inizia, cosa ma, ne pensa? Guardi, la... Quanto incide, se incide secondo lei, la, in qualche modo la presenza etica del Vaticano in Italia? Ma direi che più che la presenza etica del Vaticano, quello che incide sul sistema in cui noi viviamo è una storia bimillenaria, ossia noi ci chiamiamo Occidente, l'Europa, da dove deriva, dove l'uomo moderno con cui noi ci incontriamo tutti i giorni ha scoperto che ogni essere umano ha una propria dignità inviolabile, dove si è scoperto che la schiavitù non va bene, che la donna ha la stessa dignità dell'uomo. Prima di Nostro Signore, di Gesù Cristo, la donna era considerata un oggetto. Nella stessa società in cui Gesù è nato, e dopo lo svilupparsi e radicarsi nella storia di questa convinzione della pari dignità di tutti gli uomini, che si è sviluppato un sistema di cui noi conosciamo una parte, la parte finale nell'evoluzione. Approfondiamoci, Roy ci spiegherà come è diventato gigolò e eventualmente anche quali sono le richieste, quali sono anche le motivazioni che spingono, secondo lei, i suoi clienti a venire con lei. Pubblicità, a tra poco. Prostituzione, legalizzarla, lasciare l'attuale, se vogliamo, vuoto normativo, questo è il dibattito della puntata di Nessun Dorma che stiamo affrontando con ospiti, con pareri anche differenti, ma tutti, diciamo, con degli spunti di dibattito interessanti che stanno a loro volta stimolando poi i telespettatori da casa. Tantissimi avete scritto al nostro numero, alla nostra linea WhatsApp, e leggo un paio di messaggi interessanti. Allora, uno su tutti, di questi messaggi sono arrivati almeno 3 o 4. Il Vaticano incide in Italia in tutto, purtroppo, dovrebbe occuparsi di fare del bene invece di fare politica. E quindi questo è il primo messaggio, ci scrive una telespettatrice. Ancora, da Grandate, ci scrive Matteo, io sono a favore della legalizzazione della prostituzione, in quanto andrebbe a diminuire, se non ad annullare, i casi di sfruttamento di donne che offrono servizi. Secondo me è molto importante combattere contro le persone, spesso italiane, che appunto costringono donne immigrate a dare il proprio corpo contro la propria volontà. Questa è l'opinione di Matteo. Così succede in Svizzera, a pochi chilometri da qui. Roy. Ma io spesso lavoro, anch'io spesso lavoro in Svizzera, quindi chiamando un italiano risparmiano le Svizzere, quindi sono anche furbe da questo punto di vista. No, il mio mestiere è, insomma, in Italia. Quindi vengo in Italia a fare la spesa perché costa meno, ma anche per servizi, diciamo, più prosaici. Esatto, sì. No, il mio mestiere in Italia, io sono, insomma, un volontario, un sex worker che lo fa liberamente, come me e tanti altri. Diciamo che rispetto alla legge Merlin, alle case chiuse che c'erano allora, mi ricordo che avevo letto che c'erano circa 3.000 prostitute all'epoca e c'erano 800 bordelli. Adesso le cose sono cambiate, adesso le prostitute sono 100.000, c'è internet, tutti hanno accesso a questo servizio, ci sono casalinghe, ci sono universitarie, è un mondo che si è allargato, quindi è senza confini e non è più i tempi, o si mettono dei paletti, si regolamenta la situazione, oppure qui è un degrado assoluto perché la prostituzione sta arrivando a livelli molto alti. Io gestisco un sito che è gigolo.cloud, è un'agenzia per accompagnatori e sono arrivato già a 1.000 iscritti, cosa che fino a qualche anno fa per gli uomini era impensabile. Le chiedo qualche domanda indiscreta, ovviamente liberissimo di non rispondere. Sì. Quanto può arrivare a guadagnare una escort o un gigolo? Allora, un gigolo molto, un po' meno rispetto all'escort. Io conosco delle escort che guadagnano dai 50.000 ai 100.000 euro l'anno. Un uomo, uno che lavora, uno come me, cioè io in linea di massima posso dirlo, tanto l'agenzia delle entrate già mi ha fregato, nel senso sono sui 10.000 euro al mese, 10, 11, no. Quindi più. Oltre 100.000 euro l'anno? Sì. Sarebbe questo, un gettito fiscale importante. Esatto, ma come me tanti altri, perché una cosa che non è stata detta, che
Però io ho sentito da un suo collega milanese che ad esempio a Milano hanno fatto un conteggio delle prostitute in strada e hanno visto che erano 400, circa 450. Poi hanno conteggiato quelle su internet e erano 4000. Quindi il vero lavoro è cercare le sex worker volontarie. Sì, la prostituzione coatta c'è, esiste, va debellata, va sistemata come tanti altri lavori in nero. Ci sono molti schiavi, che anche falegnami, operai, c'è molta gente che lavora sfruttata. Però la prostituzione, il nocciolo, cioè dove c'è veramente il denaro, dove c'è il guadagno, è il 90%. Non è la strada, dice, dove c'è solo sfruttamento. Vedete, in strada il guadagno c'è, ma il guadagno c'è da parte, esatto, di chi poi sfrutta. Esatto. Questo perché, tipo. Prego. Perché non diciamo che, così come quanto la Svizzera è estremamente cinica nel respingere le frontiere, gli extracomunitari, o diciamo gli stranieri, contesi per loro, perché loro non sono neanche comunitari, sono proprio, cioè c'è lo straniero, non entra. E mi colpiva l'intervento di Bertagni, vice direttore. Sì, mi colpiva perché lui diceva che da loro sono il 60% rumene. Sì. E a me colpisce perché invece da noi il 36% sono nigeriane e il 22% sono rumene. E questo mi colpisce molto, ma tanto proprio, perché questo avvalora anche il fatto che qui veramente si sta giocando col fuoco, cioè si vuole normalizzare, regolamentare, tassare, qui parliamo di soldi, di tassazione, cioè io francamente preferisco uno Stato povero che non tassa una prostituta, ma che l'aiuta come fa Don Oreste Benzi, che va in strada a toccarla con mano, che l'avvicina, che cerca di capire qual è il problema alla radice, perché diciamocelo chiaro, cioè se la nigeriana viene qui in Italia senza permesso di soggiorno, ma quale contratto di lavoro regolare, quale INPS, quali pensioni, quale tasse, quale socio, cioè, assolutamente. Il problema è che si finalizza tutto al sesso. La cosa grave per voi moralisti, nel senso, parlate di sesso, cioè come se fosse ormai il sesso è una cosa sdoganato. Bellissima, preziosa, sì, cioè, però il problema vostro è il problema del sesso, perché un uomo si prostituisce anche col cervello. Ma scusa, ma lo Stato deve allora inseguire ogni sdoganamento, cioè deve creare un diritto laddove c'è uno sdoganamento. Sì, ma non ha credo, detto che non l'uomo credo, non è in vendita, no? Ci sono già i diritti umani tutelati. No, non ci sono. La libertà di Roy è qui presente. Tu hai detto che un uomo non deve vendersi. No, è già tutelato. No, perché sì, c'è il liberissimo, reato più libero di favoreggiamento. Come favoreggiamento? C'è il reato di favoreggiamento. Ma sì, ma è evidente, quello... ma deve sempre... Sì, ma lo Stato entra a gamba tesa, perché i soldi e poi li vuole. Ma non c'è un vuoto normativo, noi abbiamo la legge Merlina. Ecco, nella sua condizione ci sono... Ce ne sono tantissime, poi Pia Covre, che è una sua collega, che poi... Insomma, esatto. Ci sono molte escort trans, uomini forse sono l'unico sfigato, però no, di donne ce ne sono tantissime che sono state indagate e hanno pagato e continuano a pagare perché una donna rispetto a un uomo o un altro si vergogna. Quindi, ma indagate spontaneamente o indagate su denuncia? No, indagate perché hanno dei soldi, hanno comprato una casa, una macchina, hanno investito i loro soldi. Il fisco, diciamo, è andato a tenere conto di questi proventi. Allora, dobbiamo lanciare la pubblicità. Prima, rapidamente, leggo un messaggio di Andrea Davarese, dice: la legalizzazione non è solamente una questione di tassazione, va ben oltre la questione fiscale. Bravo. Qui si vuole trattare i sex worker come lavoratori qualsiasi, senza che essi siano vittime di sessuofobia e a loro volta di condurre una vita normale. Si vogliono garantire loro gli stessi diritti civili e umani che vengono garantiti a tutti gli altri lavoratori. Solo così, dice Andrea, si garantisce dignità smettendo di trattare i sex workers come criminali o gente poverina che deve essere assistita. Bravissima. Questo è uno dei messaggi che sono arrivati, però non sì, è l'unico. Se si workers diventerebbe criminale nel momento in cui obbliga la propria cliente, nel momento in cui due persone consenzienti non stiamo più parlando di reati. Stiamo parlando quindi, di un accordo tra le parti, diciamo, quasi di natura privatistica. Quindi nessuno criminalizza, e sia chiaro che se anche con magari un po' di veemenza che mi è personale, dico che secondo me non si vende la sessualità, io sto comunque portando la mia voce, non sto imponendo niente a nessuno, tanto che lo Stato oggi non impone niente a nessuno e Roberto ne è la vendenza di due, non solo dei due punti di vista in questo caso, serve anche a far capire esatto, la posizione, anche perché direi che profondamente quello che penso che tutti abbiamo nel cuore è creare una società rispettosa in cui ci amiamo, in cui io non dico Roberto tu sei meno di qualcuno, no? Cioè Roberto vale quanto me, né di più né di meno. Avete di me. Due punti di vista valiamo evidentemente molto cosa. Differenti. Stiamo parlando di una legge, quindi di prendere un pezzo di carta, di scrivere
cosa si fa e cosa non si fa, e soprattutto, l'hai detto tu bene prima, di non far diventare lo Stato pappone, perché lo Stato diventa pappone nel momento in cui prende questa cosa e la tassa, perché lui stesso si inserisce a sfruttare la prostituzione. Caspita, cioè, su questo vuole un genio. Su questo lo interrompo, non perché commette un reato. Siamo veramente in ritardissimo con il lancio della pubblicità. Perché va bene che poi la tassa va a tutti, però commette un reato. Certo, è reato. E lui stesso dirlo, cioè, quindi è follia. Cioè. Allora, tra poco torniamo con i contributi che avevo promesso inizio puntata. Pubblicità. Come sei diventato gigolò? Cosa ti ha spinto a fare di questo, di questa una professione? Questo capita casualmente, ti trovi in delle situazioni e poi capisci che sei adatto a determinate cose, quindi viene strada facendo, insomma, piano piano hai contatti con certe donne, poi le donne ti fanno dei regali e piano piano esplodi. Io poi ho aperto un sito internet, mi sono allargato, adesso ho anche un'agenzia. Ma è una cosa, insomma, che arriva da sé. Il problema è che io sono l'offerta, ma non esisterei senza la richiesta. Siccome la richiesta è alta, e quindi è ovvio che se c'è tutta questa richiesta, il mercato ha bisogno anche di un'offerta. Quindi ecco, in Italia per questo ci sono anche molte prostitute e molte donne, anche perché c'è una differenza. Una escort, ci sono due tipi di escort. C'è la escort che va con tanti uomini, con un prezzo stabile, e c'è una escort invece che va con un solo uomo e se lo sposa. Quindi anche quella potrebbe essere una definizione di escort. Le chiedo, Roy, lei dice... Scusa, prego. Non dico nulla, ma è evidente la differente impostazione che c'è di fondo. Assolutamente, credo che da casa sia emersa nelle sue, diciamo... Però quello che va osservato per lo Stato che deve legiferare è che lo Stato ha un dovere forte di intervenire e legiferare per il bene della società che deve proseguire. Allora, quella singola escort, mia moglie non me ne abbia male, che mi ha sposato e che ha messo al mondo tre bimbi e arriva il quarto in settimana, sta mettendo le condizioni perché un domani, se lui riesce a trovare il modo di pagare i contributi, qualcuno gli paghi la pensione. Mentre tutte le altre circostanze in cui manca questa singolarità, questo investimento sulla prole, PIL che è impossibile che cresca se le persone all'interno del mercato, inteso come paese, diminuiscono, i prodotti non vengono più venduti. Allora, ma questa, quindi, è colpa del capitalismo, questo... Comunque il capitalismo ha creato tanti cloni, cioè il capitalismo odia la famiglia, perché la famiglia è unita, vuole, esatto, il singolo... la singola persona, il singolo che consuma in modo più frenetico. Esatto. Il capitalismo sega. Sentiamo un paio di opinioni dalla sala. Buonasera. Io dico, scusatemi, con molta energia, che uno Stato civile come il nostro non può più tollerare una situazione di questo genere, perché qui, al di là di ogni considerazione sulla sessualità, si tratta di schiavisti e di schiave. Ragazze, lo sappiamo tutti, no? Tenute ostaggio, picchiate in casa, addirittura c'è la tratta, addirittura si rivalgono sui parenti che stanno nelle nazioni di provenienza. E questo è lo sfruttamento di cui parlavo prima. Questo, ma nel caso più tollerabile, per cui secondo me la forma di strutturare case chiuse è un brutto termine, no? Delle strutture con il massimo di garanzia possibile che non avvenga più questo sfruttamento. Quindi lei è per la regolamentazione della prostituzione? Sicuramente. Ma scusi, poi, se volevo, poi perché sta diventando una normalità, ci rendiamo conto, ogni tanto leggiamo sul giornale della retata, eccetera, però non ci facciamo più caso, no? Lei dice è contro lo sfruttamento, la legalizzazione sarebbe un antidoto allo sfruttamento, lei dice, mi pare, o quantomeno un freno. Diciamo, queste ragazze a meno 10 d'inverno sono lì in minigonna perché costrette a stare lì in questo modo. Poi, se mi consente l'amico, anche io sono credente, no? Dobbiamo anche dire però che, quindi, io distingo il far l'amore con la persona che si ama è la cosa più bella, però rendiamoci conto, da pratici, da pragmatici, che
purtroppo molti uomini non sono nella condizione, in questa condizione, no? Per cui devono ricorrere a una sessualità. Scusi, va che però aprire le case chiuse una cosa... non significa liberare le strade, sono due aspetti diversi. Cioè lei dice apriamo le case chiuse, ma lei non può far assumere le 100.000 prostitute italiane obbligatoriamente da chi gestisce le case chiuse. Altrimenti le case chiuse deve aprirle lo Stato e assumere tutte le prostitute con pari diritti. Ma io volevo farlo presente, sono 36%, sono nigeriane che non hanno neanche la cittadinanza. Lo Stato con quelle persone, mi risponda lei, cosa deve fare? Senta, io non scendo nel dettaglio tecnico, no? Per quello non si trova. È un dettaglio tecnico che riguarda 36.000 persone sfruttate. Lo Stato diventa pappone. Peggio della situazione di adesso, non c'è la dignità, non c'è neanche adesso la classificazione di adesso. Comunque la situazione attuale è la peggiore possibile, le dice. Non cadiamo, per noi credenti, ricordiamoci che siamo uno Stato laico, nell'errore che abbiamo fatto per il divorzio e per l'aborto, no? Io ho votato a favore del divorzio perché in coscienza mi sentivo così. Siamo arrivati veramente alla fine, la regia mi sta già dando il cartello di fine da almeno 4 minuti. Okay. Quindi abbiamo capito questa sera che abbiamo ribadito come la questione sia legata anche all'aspetto di famiglia. Quindi sul tema, se siete d'accordo, vi invito a un'altra puntata successivamente in cui affronteremo ancora il problema, cercheremo di andare avanti, di continuare nel dibattito. Io vi ringrazio, a partire dalla mia sinistra, Yuri Guaiana, Roy Dolce, Andrea Brenna, Giovanni Fenizio. Grazie. Un applauso. Grazie agli ospiti intervenuti, grazie per la vostra disponibilità e pazienza, grazie agli ospiti in sala, grazie al pubblico da casa. Nessun Dorma torna venerdì prossimo. Buona continuazione.